Grazie mille, e ringrazio Risacqua per questo invito, molto gradito a partecipare al convegno. Mi presento brevemente, sono Marco Fantozzi, sono un ingegnere che ha un vissuto, diciamo, un'esperienza iniziale di lavoro proprio presso Utility, avendo fatto 18 anni presso ASM Brescia, che è Urea 2A, occupandomi proprio di gestione e manutenzione delle reti idriche principalmente. Sono parte del gruppo dell'International Water Association che ha sviluppato le best practice per la gestione ottimale delle perdite e sono stato uno degli estensori del documento europeo, la raccomandazione per le buone pratiche nella gestione delle perdite idriche. Da oggi in particolare andremo a vedere alcune esperienze internazionali nella gestione dei tubi in cemento amianto, sia in termini di tecnologie che di best practice. Passando a questa slide successiva, dal 2018 faccio parte di iUtility, sono responsabile per l'Italia di questa società di consulenza che è specializzata nella ricerca indipendente di tecnologie emergenti che possono aiutare le utility a migliorare la gestione del ciclo idrico integrato, quindi acquedotto, fognatura e depurazione. Qui vedete le sedi in tutto il mondo, in Europa, negli Stati Uniti, Sudafrica, Australia, in Oriente, e in particolare la sede italiana è presso l'acquedotto di, è presso, scusate, presso l'Università di Brescia, presso il Centro di Ricerca delle Tecnologie dell'Università di Brescia. Quello che noi facciamo, siamo circa un centinaio di esperti, principalmente ingegneri o comunque scienziati nel settore idrico, che si occupano appunto di ricercare costantemente tecnologie e di supportare le utility nell'adozione delle best practice e delle migliori tecnologie per affrontare i vari problemi. Quindi facciamo proprio un lavoro di scouting tecnologico e di supporto all'adozione dell'innovazione. Quindi quello che ci caratterizza è l'entusiasmo verso le tecnologie e gli approcci innovativi per migliorare questo settore strategico che è il settore idrico. Oltre 250 gestori, tra i principali gestori di tutto il mondo, quindi sono nostri clienti e partecipano a dei incontri, a dei gruppi di approvazione delle tecnologie di cui ha partecipato anche Irisacqua. In particolare con Irisacqua poi abbiamo fatto dei progetti diversi anni fa per l'ottimizzazione della pressione delle perdite a Monfalcone e per un primo piano di sostituzione dei contatori per la città di Gorizia. Entrando adesso nel merito proprio di questo convegno, quello che è il mio, diciamo, ruolo oggi è quello di evidenziare quelle che sono le esperienze principali a livello internazionale nella gestione del problema, diciamo, di intervento sulle tubazioni in cemento amianto, quindi fornire una panoramica, internazionale. I tubi in cemento amianto sono diffusi, come è stato già descritto ampiamente nelle presentazioni, precedenti, e quindi abbiamo grande quantità di tubazioni in cemento amianto ancora in esercizio, sia in Italia che in tutto il mondo. E sono noti e stati studiati ampiamente i rischi sulla salute dovuti alla loro presenza e soprattutto alla lavorazione e alla rimozione delle tubazioni quando si interviene. Quello che vi porterò è un po' l'esperienza di diversi gestori in tutto il mondo che hanno già affrontato questo problema, prima di tutto con una mappatura sia delle tubazioni, della loro estensione e del loro grado di deterioramento, e in funzione di questo hanno definito dei piani di intervento con investimenti specifici per la sostituzione e la riabilitazione delle tubazioni. Quindi questa presentazione riassumerà alcune di queste best practice e ci racconterà le esperienze di alcuni gestori importanti a livello internazionale. Per quanto riguarda gli effetti della salute, ho preparato alcune slide, ma le presenterò velocemente perché sono già state oggetto di presentazione da parte di esperti maggiormente esperti di me in questo settore specifico, diciamo, per quanto riguarda questi rischi. Quindi abbiamo visto come l'inalazione delle fibre provoca purtroppo dei ben noti problemi a livello della salute umana, preoccupa la possibilità che crei dei danni alla salute anche l'ingestione di fibre. Ci sono stati diversi studi negli anni che hanno prima dimostrato l'inconsistenza, diciamo, di
di problemi, però allo stesso tempo non ho fugato completamente la possibilità, come già stato citato, di insorgenza di problemi di tumori allo stomaco o al colon. Quello che posso evidenziare è che negli Stati Uniti comunque l'unica agenzia che ha posto un limite per la presenza di fibre di cemento amianto nelle acque è gli Stati Uniti e questo è il limite che è stato posto. E per quello che mi risulta, rilevazioni che sono state fatte in Italia nelle diverse regioni hanno rilevato delle concentrazioni di fibre inferiori. Comunque per il voglio dire, già annunciato più volte concetto di cautela, diciamo, e voglio dire, di precauzione, è effettivamente importante cercare di ridurre veramente al minimo il rischio sia per gli operatori che per coloro e per tutti i clienti che possono comunque assorbire delle fibre tramite la loro presenza, tutta la loro presenza in acqua. Il rischio effettivamente più grave ed è stato descritto ampiamente è quello di inalazione delle polveri delle fibre, e su questo non ci sono dubbi sul fatto della loro gravità, e bastano anche piccole esposizioni, brevi esposizioni per causare rischio per gli esseri umani. Qui ci sono riportati alcune indicazioni di studi, ad esempio olandesi, che hanno rilevato esposizioni di un certo numero di fibre per centimetro cubo durante le operazioni di taglio manuale dei tubi, come è stato descritto dalla relazione precedente. Entriamo però nel cuore, diciamo, del mio intervento, che è più relativo alla programmazione ottimale della sostituzione delle tubazioni. Allora, la letteratura internazionale e i casi di studio che abbiamo studiato evidenziano l'importanza di sviluppare un sistema di supporto alle decisioni che possa consentire di fare una pianificazione delle attività di sostituzione dei tubi che non sia semplicemente basata sull'età della tubazione o meglio, ma non sufficiente ancora, la frequenza delle rotture. È già stato citato nell'intervento precedente quanto sia importante dare una giusta priorità, perché se io intervengo prima sulle tubazioni più critiche, riduco il più possibile il numero di interventi in emergenza che sono problematici per tanti aspetti. Ma non solo, io vado anche a ottimizzare quelli che sono gli investimenti che ho a disposizione. Quindi, soprattutto pensando a piani così importanti come quelli di Irisacqua, che prevede di sostituire complessivamente 300 km di rete in un certo numero di anni, chiaramente diventa estremamente importante avere degli strumenti che consentano di decidere quali tubazioni sostituire in modo prioritario, riducendo quindi gli interventi di emergenza, ottimizzando gli interventi, tenendo conto della vita utile residua di queste tubazioni. Quindi dobbiamo poter combinare sia le previsioni sulle probabilità di rottura delle varie sezioni delle mie tubazioni, insieme con i costi di sostituzione e riabilitazione, ma anche con la conseguenza delle rotture associate ad ogni tratto di tubazione. Se io faccio in questa maniera, casi di studio del resto del mondo, in particolare questo australiano, ci ha dimostrato come, secondo la tipica legge di Pareto, io posso indirizzare verso le tubazioni più critiche, in questo modo ridurre significativamente il numero di rotture che si manifesteranno dall'inizio alla fine del completamento del piano di sostituzione. Quindi migliori risultati con meno sforzi e costi minori. Quello che vedete in questa slide sono i concetti con i quali si può sviluppare quindi un sistema di supporto decisionale, diciamo, ottimale, che possa consentire di approcciare questo processo di sostituzione in modo più scientifico possibile. Abbiamo bisogno quindi di dati, di informazioni riguardo ai nostri asset. Partiamo da informazioni tipicamente disponibili all'interno di un utility, che sono l'età, le dimensioni della tubazione, la tipologia, i tassi di rottura, quindi le informazioni sulle rotture che si sono manifestate, e poi scendendo a un livello di dettaglio possiamo avere informazioni sugli asset. Questi sono già più difficili da reperire all'interno delle utility. Ancora, altre informazioni molto utili sono i carichi a cui queste tubazioni sono soggette, che può essere diverso da zona a zona in funzione del diverso interramento o dei diversi carichi esterni dovuti al traffico, piuttosto che
altri dati importantissimi è la pressione a cui è sottoposta, la pressione operativa del sistema a cui è sottoposta la singola tubazione e le caratteristiche dell'acqua, perché caratteristiche di acqua più o meno aggressiva hanno delle conseguenze, anche questo ci è stato dimostrato in una slide precedente, conseguenze sul deterioramento dello spessore utile strutturale della tubazione. Tutte queste informazioni sulle condizioni degli asset quindi possono confluire all'interno di sistemi di predizione delle rotture, failure prediction, che consentono insieme a di sviluppare un concetto di probabilità della rottura e di tasso di decadimento dello spessore strutturale sia dall'interno che dall'esterno delle tubazioni. A tutto questo si può aggiungere quindi informazioni sui costi di sostituzione, rinnovo, riabilitazione delle reti e i vari scenari sulle conseguenze delle rotture a secondo della posizione e delle caratteristiche delle singole sezioni di rete. Tutto questo va nel cost assessment. Bene, tutti questi elementi di modellazione consentono quindi di sviluppare dei concetti di rischio. Sulla base di questi rischi si possono sviluppare scenari e liste di priorità di intervento. Andiamo a vedere quindi nei diversi paesi europei che cosa e internazionali, come qualche esperienza di come questi concetti sono stati poi declinati in pratica e che tipo di benefici hanno portato. Allora, sviluppare questi sistemi di supporto decisionale può essere anche costoso, quindi vedete che in questo grafico vedete l'accuratezza versus il costo di acquisizione dei dati, quindi possiamo basarci unicamente sui dati storici, possiamo acquisire ulteriori informazioni con attività di condition assessment che poi vedremo, tutto questo aumenta l'accuratezza e il dettaglio dei miei modelli, la precisione della mia pianificazione degli investimenti. Chiaramente però tutto questo deve essere in qualche modo calibrato e reso cost effective, quindi trovare il giusto equilibrio di attività di condition assessment che possono essere anche costose per arrivare comunque ad una pianificazione adeguata degli interventi. Voglio farvi vedere questo esempio che viene dalla Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda ha studiato in modo particolare le tubazioni in cemento amianto, ne ha una certa quantità, e ha anche in diversi casi la presenza di acqua con pH basso, quindi particolarmente aggressiva. E quello che potete vedere in questo grafico, per diverse tipologie di tubazioni, ognuna caratterizzata da spessore diverso, vedete in rosso spessori, vedete 9,4 mm, 10 mm, 13 mm, diverse tipologie, potete vedere in questo grafico la relazione che c'è tra la pressione operativa del sistema e la vita utile della tubazione, predicted years to deterioration failure. Quindi vedete che per ognuna di queste tre tipologie abbiamo delle aree. Queste aree, che cosa vedete, non sono dei rettangoli, ma sono inclinate queste aree, perché tengono conto che se io abbasso la pressione operativa, in qualche maniera io riesco ad estendere la vita utile delle tubazioni. E questa è una cosa che è stata studiata in particolare in Nuova Zelanda, e si è visto come abbassando la pressione nelle tubazioni laddove era possibile, si poteva in qualche modo procrastinare l'intervento di sostituzione e quindi fare una pianificazione degli interventi di sostituzione che tenevano conto sia delle caratteristiche delle tubazioni ma anche delle caratteristiche operative del sistema. Questo è ancora dalla Nuova Zelanda, si è visto come insieme ai dati storici sono state raccolte informazioni sul condition assessment, è stato fatto uso di modelli predittivi, sono state fatte delle valutazioni anche sull'impatto della qualità dell'acqua sulla deteriorazione del spessore strutturale, diciamo, della tubazione. E sulla base di questo sono stati sviluppati dei modelli che hanno consentito di pianificare gli interventi di riabilitazione. Questo è un esempio che viene dall'Australia, invece, dove anche qui ci sono grandi quantità di cemento amianto. Questa matrice ci fa vedere come sono state messe in relazione le condizioni del tubo, quindi essenzialmente misurate in termini di numero di rotture per tratte di tubazione all'anno,
rispetto alla criticità del tubo. Quindi, in una logica di matrice di questo tipo, si tiene conto sia delle condizioni che della criticità del tubo in termini di effetti sulla salute, rischio di inquinamento, disagio sugli utenti, difficoltà e costo di intervento. Chiaramente la pianificazione degli interventi parte dalle zone più critiche, sia per condizioni che per conseguenze, diciamo, delle rotture, e la pianificazione si è svolta partendo da queste zone rosse progressivamente verso quelle meno critiche e meno pericolose. Ecco, chiaramente quando si parla di investimenti dell'ordine di milioni di euro, capite che studi di questo tipo, che hanno un costo infinitesimamente più piccolo, possono fare una grande differenza nella qualità e nella economicità di queste pianificazioni. Questo altro esempio che viene dall'Olanda ci fa vedere un approccio essenzialmente simile, descritto solo in maniera leggermente diversa, in cui si fanno, vedete, una valutazione degli asset, anche mediante ispezioni laddove necessario, e sulla base di questa valutazione degli asset, mediante sistemi di supporto decisionale, si decide su quali intervenire a termini brevi, short term, e quali invece inserire in piani di più lungo termine. E all'interno dei piani a lungo termine, a questo punto, ha più significato a fare anche delle ispezioni, dei controlli, per poter ottimizzare questa pianificazione a lungo termine. Questo è un altro modo, questo imbuto, di descrivere questo tipo di approccio, in cui i dati degli asset, quindi la probabilità di una rottura, vengono associati ai dati ambientali, quindi all'impatto al rischio, e riusciamo quindi a sviluppare una valutazione dei rischi che ci porta a una pianificazione degli interventi e dei necessari approfondimenti in termini rispettivi. Allora, vediamo un po' alcuni casi raggruppati in questa slide, sia dall'Olanda, dall'Inghilterra e dall'Australia. Potete vedere come, ad esempio, questo primo caso olandese ha una situazione simile a quella di Risacqua. Questo gestore olandese ha una quantità di cemento amianto decisamente superiore, ma anche qui siamo circa un terzo della rete costituita da tubi in cemento amianto. È chiaro che una quantità di tubazione di questo genere non può essere, la sostituzione non può essere pianificata in tempi brevi. Infatti, se vedete, 225 km all'anno vuol dire che per sostituirli tutti ci vuole un piano ventennale. Okay? Quindi quello che emerge da questo piano è quello che c'è una priorità di sostituzione che è essenzialmente basata sul rischio, ma non solo per le tubazioni di cemento amianto. Questo tipo di concetto è applicato a tutte le tubazioni di questo utility olandese. Quindi non c'è una via preferenziale basata sul materiale, ma c'è un concetto generale di rischio e di rischio di rottura, di conseguente delle rotture, che porta a definire un piano di sostituzione. Analogamente, per quest'altro utility olandese, vedete, abbiamo 9.000 chilometri, anche qui sostituendo 175 chilometri all'anno, vedete, ci vuole un tempo addirittura 40 passa anni per poter sostituire tutte le tubazioni. Quindi anche qui il rischio viene calcolato in base alla previsione della vita utile residua e alla frequenza delle rotture. Quest'altro acquedotto australiano pianifica la sostituzione delle sue tubazioni con la priorità sulla frequenza delle rotture. Questo perché gli enti regolatori in Australia prevedono che le tubazioni che hanno maggiori di 3 rotture all'anno devono essere sostituite immediatamente. Quindi in Australia quello che viene fatto moltissimo è ridurre la pressione il più possibile, chiaramente garantendo la pressione di esercizio ai clienti, ma una grande attenzione a questo, perché è risultato estremamente evidente da tantissimi studi internazionali che c'è una strettissima relazione tra la pressione massima di esercizio della rete e il tasso di rotture. Quindi ridurre la pressione consente di posticipare la sostituzione delle reti e quindi rimandare investimenti. E questo è, dal punto di vista finanziario, ha un grande impatto. Comunque, tutti questi casi, vedete, c'è un'attenzione alla sostituzione delle tubazioni in cemento amianto e in tutti questi casi, vedete, c'è una pianificazione basata su rischio e frequenza delle rotture. Ancora in Inghilterra, vedete, anche qui c'è una presenza forte
di cemento amianto, e anche qui la priorità è sulla frequenza delle rotture. Quello che viene notato è che nessun utility considera il materiale e i possibili effetti sulla salute un fattore determinante, quindi la sostituzione di cemento amianto fa parte di un programma di rinnovamento generale. Un'altra esperienza internazionale che abbiamo curato proprio come AIL per una serie di gestori, 15 gestori americani, inglesi e australiani, è il concetto di piani di asset management circa quinquennali, in cui le analisi di rischio sono rivalutate annualmente. Ecco, questo è un tipo di approccio che è abbastanza diffuso in queste nazioni, che sono, diciamo, tra le più mature in termini di asset management. E quindi in tutti questi gestori che sono stati analizzati, il rischio è stato quantificato combinando la probabilità di rottura, il likelihood of failure e la consequence of failure, e le conseguenze delle rotture. Veniva dato un punteggio ad ogni asset e quindi in funzione di questi punteggi veniva definita una priorità di intervento. Alcuni gestori usano matrici di rischio semplificate, altri software più avanzati. Come riferimento vengono utilizzati in certi casi anche queste normative, questi standard internazionali che sono citati qui. Volevo citarvi anche un paio di casi italiani. Una delle utility italiane che si sta muovendo di più sul tema dell'asset management, ad esempio, è ERA, che ha innanzitutto, qui vedete nell'immagine la rete di Cattolica, oggetto di questa analisi erano tre comuni sulla costa adriatica, tra cui Cattolica. In queste reti è stata fatta preliminarmente una gestione della pressione e una regolazione, perché queste sono zone estremamente stagionali, quindi una grandissima variabilità dei consumi durante le varie parti dell'anno, e quindi questa regolazione della pressione era fondamentale per ridurre i tassi di rottura. Ma fatto questo, si trattava di capire quali altri parametri intervenivano nel creare le rotture residue, quelle non pressure dependent, diciamo così. Per fare questo è stata fatta una collaborazione con l'Università di Bologna e con Rizatech, che è un technology provider inglese che mediante rilevazioni satellitari è in grado di rilevare temperatura, caratteristiche del suolo, livello della falda, sviluppo dell'apparato radicale, che contribuiscono a lavorare dall'esterno sulla tubazione, contribuiscono, oltre alla pressione, come abbiamo detto, alle caratteristiche della tubazione, a provocare le rotture. Quindi tutto questo ha portato a un'analisi, a modelli previsionali tassi di rottura, che hanno portato a ottimizzare i piani di riabilitazione. Un altro caso su cui abbiamo lavorato come ISLE, diciamo, è l'esperienza di Gruppo CAP. Per Gruppo CAP abbiamo fatto proprio una revisione di quelle che erano le normative, le best practice, di cui vi abbiamo dato alcuni spunti nella presentazione di oggi, nella gestione dei tubi in cemento amianto. Abbiamo revisionato quelle che sono le tecnologie disponibili sia per il condition assessment da una parte, che per la riabilitazione e la sostituzione delle tubazioni in cemento amianto. In questa immagine vedete raffigurati schematicamente una serie di tecnologie che vengono da tutto il mondo per diverse tipologie raggruppate secondo questi colori diversi, e infine stiamo lavorando ora supportando CAP nello sviluppo di un sistema di supporto decisionale che, partendo dalle informazioni di base che CAP raccoglie nel suo database, quindi tutta la registrazione degli interventi di riparazioni per tipologia integrati da dati meteo, possa essere ulteriormente supportata da studi, da modelli stocastici che consentano di sviluppare mappe di probabilità di rottura, mappe di rischio associate, e quindi definire dei piani di sostituzione che contengano un'analisi costi-benefici. Questa attività è attualmente in corso. Entrando nel merito Mi scusi, le chiedo velocemente se può comprimere un attimo i tempi, perché ci siamo un po' dilungati sulla tabella di marzo. Certo. Andrò velocemente verso le conclusioni, anche perché effettivamente le tecniche di condition assessment sono state trattate anche prima di me. Volevo solo evidenziare che ce ne sono tante di tecnologie, è stata citata la fenolftaleina, ce ne sono altre sulla degradazione acida accelerata, test di durezza, di compressione, prove di diverso tipo, che però spesso possono essere
laboriose, quindi costose, e bisogna trovare il giusto equilibrio sull'applicazione di tecnologie di questo tipo per andare a integrare in funzione delle necessità specifiche i dati comunque già disponibili all'interno delle utility. Volevo però solo evidenziare alcune tecniche non distruttive di più facile applicazione, che sono le videoispezioni inline, quindi senza sospensione dell'erogazione del servizio, come pure misure acustiche che tramite la presenza di sensori acustici sia intrusivi che applicati all'esterno della tubazione consentono di raccogliere informazioni sulla rigidità strutturale delle tubazioni, come pure scansioni dall'esterno con tecniche tipo il georadar. Ecco, vi dico brevemente quali di queste vengono applicate nei diversi paesi europei. Qui trovate un elenco, una mappatura del grado di applicazione di queste tecniche di condition assessment in diversi paesi. Troverete però maggiori dettagli nella presentazione, quindi non vado poi ulteriormente a descrivervele, ma vado solo a riepilogare un po' l'insieme delle attività che come utility abbiamo a disposizione per rinnovare le nostre reti, che andiamo dalla sostituzione vera e propria all'abbandonare la tubazione sul posto, all'utilizzare tecnologie trenchless per la sostituzione, tra cui il pipe bursting e il pipe reaming, e poi la riabilitazione, che può essere la riparazione dei tubi o l'utilizzo di guaine, quindi del pipe lining di diverso tipo, che vedete rappresentato qui. Quindi abbiamo un'ampia gamma di modalità possibili, non c'è solo la rimozione, la sostituzione delle tubazioni. Chiaramente possiamo dire che abbandonare sul posto la tubazione è la strategia preferita da molte utility a livello internazionale, perché è semplice, economico, non ci sono i costi e le problematiche di smaltimento del cemento amianto, c'è un minimo rilascio di fibre, però non sempre è possibile, sia per normative specifiche, sia per problemi di spazio in zone densamente urbanizzate. Sarebbe da ipotizzare anche la possibilità di utilizzare come tubo guaina, diciamo, per possibili altri servizi, la tubazione abbandonata. Qui vedete una nota su quello che è la situazione di INAIL, quello che consiglia INAIL su questo tema specifico. Salto queste presentazioni. Come vi dicevo, è bandito, scoraggiato l'utilizzo del pipe bursting e pipe reaming, proprio perché, vedete, viene sbriciolata la tubazione e rimangono questi resti nel sottosuolo, e mentre invece minori problemi da questo punto di vista li dà l'intubazione di pipelining, che non sono ancora ampiamente diffuse, però hanno costi inferiori, quindi hanno dei vantaggi e consentono quindi di utilizzare lo spazio presente nel sottosuolo. Concludendo, quelle che sono l'utilizzo di questi metodi a livello internazionale, in Olanda, se possibile, viene lasciato il tubo nel sottosuolo, questa è la via preferibile, mentre in passato dipende dalla situazione, però si cerca di lasciarlo nel sottosuolo. In Australia, se possibile, anche qui si lascia il tubo di cemento amianto nel sottosuolo, mentre in Inghilterra, in passato e anche ora, vengono principalmente rimossi e sostituiti con scavi a cielo aperto, oppure vengono applicati anche tecnologie tipo il pipe bursting e lo slip lining. Ho concluso, queste sono delle conclusioni, non c'è un'evidenza ancora certa che la presenza di acqua, di presenza di amianto in acqua potabile sia pericoloso, ma esiste il dubbio, per cui il concetto di precauzione giustamente trova una giusta applicazione, sta nelle preoccupazioni di Irisacqua. Si tratta però di pianificare una sostituzione tenendo conto il più possibile della valutazione del rischio, una previsione, probabilità di rottura, una stima dei costi per ottimizzare questo investimento così importante. Questo è quello che ci viene detto anche dalle esperienze internazionali. Esistono tecniche di condition assessment che possono aiutare a aumentare il livello di confidenza di questa analisi costi-benefici. E per concludere ancora, questa è l'ultima slide, abbandonare il tubo e installarne uno nuovo è l'opzione più efficace e meno costosa, accettata in diversi paesi a livello internazionale, mentre la rimozione chiaramente è risolutiva, ma risulta anche essere più costosa.
E poi, come vi dicevo, emergono nuove tecniche di riabilitazione senza scalo. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo sia stato di stimolo per i Risacqua e per i partecipanti nell'affrontare questo tema, e rimango a disposizione per qualsiasi domanda possa essere necessaria. Grazie.